Ecco, cerchiamo anche oggi la grazia di cui ci ha parlato domenica il Vangelo, l'altro ieri, quando Gesù ha fatto questa grande rivelazione sui suoi discepoli, che siamo noi. Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. E poi anche un ammonimento: se il sale diventa insipido, con che cosa gli si potrà dare sapore? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Allora, da questa parola di Gesù noi dobbiamo prendere una grande gioia e un grande impegno. Grande gioia perché veramente noi che pure eravamo nel mondo, in un ambito di illusione, di confusione, di cose non tanto belle, ecco, siamo stati raggiunti per grazia dalla luce del Signore, che poco alla volta è entrato in noi, ci ha portato verso di sé e gradualmente, anche se con alti e bassi, ci porta fuori dalle tenebre del mondo. E da questa luce viene poi anche il sale, cioè il sapore della vita. La vita comincia a diventare bella, ha un gusto, perché è illuminata dalla luce di Dio, dal suo amore. Ecco, adesso il Signore ci dice che con questa luce noi dobbiamo aiutare anche gli altri, vivere intensamente questa grazia che Gesù ci ha dato, perché essa ha la potenza di illuminare anche gli altri, man mano che noi anche la traduciamo in opere buone. E stamattina approfondiamo questa grazia di domenica con una parola che c'è nel Vangelo di oggi, tratta da Marco al capitolo 7, versetto 6, che dice così: Gesù fa un rimprovero agli scribi perché lo criticano, perché i suoi discepoli non osservano alcune tradizioni degli antichi, il lavaggio delle mani prima del pranzo, eccetera. E Gesù li rimprovera perché loro mettono moltissima attenzione a queste cose secondarie e pochissima attenzione all'amore di Dio, alla giustizia verso il prossimo, cioè i fondamenti della relazione con Dio. E li rimprovera citando una profezia di Isaia. Bene ha detto di voi Isaia quando ha scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Diciamo una volta: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Ancora una volta: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Questo rimprovero qualche volta si può applicare anche a noi e anche al potere di una medicina. Cioè, quando noi ci accontentiamo nella relazione con Dio di qualche cosa che facciamo, un'elemosina, una messa, una genuflessione, una candela accesa, eccetera, ma non ci preoccupiamo di amare profondamente il Signore, di fare la sua volontà, cadiamo in questo ammonimento di Gesù. Questo popolo mi onora solo con le labbra, il suo cuore è lontano da me. E questo fa sì che la luce che Gesù ha acceso nei nostri cuori rischia di spegnersi, si indebolisce, diventa più fioca, perché non è alimentata da quest'amore ardente per il Signore che parte dall'intimo del cuore e coinvolge tutta la vita. Ecco, allora vogliamo chiedere al Signore che ci aiuti intanto a ringraziarlo di questa luce che abbiamo, ma anche a essere più totalitari nell'amore per il Signore, non accontentarci di piccoli momenti, di piccole cose, donarci al Signore con tutta la vita, con tutto il cuore, sottomettere la nostra vita alla sua volontà, affinché Lui un giorno non possa ripetere di noi: tu mi hai onorato, sì, però solo con le labbra, ma il tuo cuore non era per me. Lo vediamo questo anche nelle relazioni umane tante volte, no? Quando noi vediamo persone che ci fanno un regalo, un complimento, una carezza, un momento di intimità,
però non ci vogliono bene dal profondo del cuore, non ci rispettano, non ci aiutano a camminare verso il bene, non ci aiutano a camminare verso il bene, verso il Signore, anche noi ci rimaniamo male, no? Perché noi vorremmo essere amati in tutta la persona e essere aiutati ad andare verso il bene. Perché amare una persona non significa solo fargli le carezze, fargli i complimenti, significa aiutarla a crescere bene, a essere salva, a essere felice. Io ho avuto il caso proprio giorni fa di un papà separato che per vedere le sue bambine faceva salti mortali. E aveva concentrato tutto questo di essere padre sul vedere le bambine. Gli ho detto: tu sbagli, sbagli, perché se tu vuoi bene alle tue figlie non è la cosa importante che le vedi, la cosa importante è che li aiuti a crescere e quando saranno un po' più grandi a trovare un papà sano, equilibrato, che ha portato avanti bene la sua vita e che sta a fianco a loro quando c'è bisogno. Non è questione di vederle una volta in più, è questione di dare a loro un padre maturo che c'è per loro e che li aiuta nella vita. Ecco, perché se no cadiamo anche in questo rimprovero di Gesù: questo mi onora solo con le labbra, mi dice cose di un momento, ma non è una presenza forte che mi aiuta a crescere verso il bene. Ecco, per questo vi benedico. Il Signore sia con voi. Padre Santo, ti ringrazio perché non ci dai solo il pane materiale, ma anche il pane della tua parola per capire di più il tuo mistero e la nostra vita. E per questo benedico i tuoi figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi auguro una santa giornata. Grazie.